Sindaco Valiante, buongiorno e ben ritrovato sui nostri canali. Salve Sindaco. Buongiorno. Allora, continuiamo il nostro aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Qual è la situazione ad oggi su Baronissi? Ma diciamo che Baronessi risente molto del focolaio che si è creato agli inizi del mese di ottobre nel famoso impianto sportivo. Ad oggi abbiamo una situazione assolutamente sotto controllo per quanto ci riguarda. Grazie a una buona collaborazione con ASL e ovviamente anche la scuola che è parte integrante di questa vicenda, ovviamente avendo molti alunni avuto contatti, essendo risultati anche positivi al coronavirus. Al momento abbiamo una situazione di 29 persone, 29 cittadini che sono contagiati dal coronavirus, sono tutti in isolamento domiciliare, nessuna persona ha particolari problemi di salute o di sintomi di una certa rilevanza, quindi questo ci tranquillizza molto. Devo dire che ci sono anche notizie di guarigioni, quindi essendo quasi tutti, anzi direi tutti asintomatici, al termine del periodo di quarantena e di isolamento, verifichiamo e registriamo ovviamente con gioia questa guarigione. Credo che insomma, la situazione sarà con numeri significativi, 29 insomma, non sono pochi, non sono molti ma non sono pochi, andrà insomma, a limitarsi se non ci sono altri focolai nel giro di una settimana, perché insomma, tutti i contagi avvenuti per effetto focolaio sono registrati a inizio ottobre, quindi insomma, diciamo di qui a 6-7 giorni dovremmo avere una situazione molto più tranquillizzante. Intanto abbiamo consapevolezza del problema delle scuole che stiamo guidando, io direi, in maniera sicuramente corretta. Al momento abbiamo questa situazione, sono in quarantena per provvedimento dell'ASL, perché è l'ASL che dispone con provvedimento formale la quarantena, non il sindaco né la scuola. Queste classi, tre classi alla scuola media, sono in quarantena, insegnanti compresi e personale, operatori scolastici comprese, una della San Francesco, quattro della Baronessi Centro, due del liceo e l'intera scuola di Sava. L'intera scuola di Sava perché, come ricorderemo, c'è stata l'utilizzo di uno scuolabus di ragazzi appartenenti, di alunni appartenenti a tutte le classi, in cui viaggiava anche un bambino risultato positivo. Quindi quarantena per tutta Sava, tre classi della media, una della San Francesco, quattro Baronessi Centro e due Istituto Superiore. Sono provvedimenti assunti nella esclusiva competenza e responsabilità della ASL. Posso dire per la scuola di Sava che la quarantena, se non accadono altre situazioni, speriamo sicuramente non accadranno, questo è il nostro auspicio. La quarantena per la scuola di Sava scade il giorno 18, quindi da lunedì 19 tutti gli alunni della scuola di Sava dovrebbero rientrare a lezione. Per ragioni cautelari, soltanto per ragioni cautelari e di prudenza, con ordinanza sindacale ho invece disposto la sospensione delle lezioni per alcune classi dove ci sono stati bambini o docenti in contatto con persone positive. Quindi in attesa del tampone a cui sono state sottoposte queste persone, cautelarmente io preferisco non rischiare e tenere e disporre la sospensione delle lezioni. Man mano che arriverà conferma della negatività del tampone, le scuole saranno riaperte. Sono due classi alla media, tre alla San Francesco, una
tre alla primaria San Francesco, una all'infanzia San Francesco ed una ad Orignano. Questa è la situazione ed è assolutamente sotto controllo. Vorrei ricordare ai cittadini che il sindaco non può autonomamente chiudere le scuole senza una motivazione, c'è un protocollo da rispettare. In casi di positività, il protocollo, cioè le linee guida dettate dal Ministro della Salute, della Pubblica Istruzione e del Comitato, il Comitato Scientifico, dispongono che si metta in quarantena o si sospendano le lezioni in quella classe specifica. Non ci può essere arbitrio. Proprio ieri c'è la conferma che la scuola del governo, che la scuola deve essere e rimanere aperta, proprio come stiamo facendo noi. Ripeto, la situazione è sotto controllo, non ci può essere arbitrio di chiudere o aprire a secondo anche delle preoccupazioni, che sono tante, per carità. Tutti quanti siamo preoccupati, c'è poi chi reagisce in un modo, chi in un altro. Cerchiamo di mantenere sangue freddo e di mettere l'emotività per quello che può essere possibile, trattandosi in particolare poi dei bambini. Io capisco e sto vicino alle famiglie, alle mamme, ai bimbi stessi, però dobbiamo dare risposta a quelle che sono le norme, le prescrizioni che sono rigorose, che tengono le autorità, che chiamano le autorità a senso di responsabilità e rispondenza, perché poi le responsabilità sono tantissime. Quindi non c'è preoccupazione eccessiva di altri focolai al momento, stiamo aspettando che passi questa ondata, e credo che fra 5-6 giorni la situazione, se non accadrà nulla, come speriamo che non accada nulla, sarà molto tranquillizzata. Un'altra precisazione, qualcuno dice, qualche disinformato, qualcuno che poi vuole alzare polvere e fare polemiche strumentali, calma, calma, calma. Per esempio la DAD, sindaco dispone la DAD è esclusiva competenza dell'organizzazione scolastica. Il sindaco non può mettere mano in un sistema che prevede l'autonomia scolastica. Peraltro devo dire che le scuole neppure possono disporre la DAD, cioè la didattica, adesso si chiama DID, didattica integrata a distanza, soltanto in particolari circostanze, cioè quando c'è per esempio una quarantena, ma non c'è anche qui possibilità della scuola di fare come si ritiene. Ci sono dei protocolli da osservare e dobbiamo osservarli. Questo per chiarire alcune posizioni, per dare anche tranquillità. Stamattina ho appena ricevuto 5 minuti fa altra notizia ufficiale, ovviamente, perché lavoriamo sulle notizie ufficiali, sui documenti ufficiali, dall'ASL, in cui ci sono 10 cittadini di Baronissi che sono tutti negativi, tra questi molti, molti bambini, almeno 7-8 bambini, quindi le cose sono sotto controllo, andiamo avanti con massima attenzione e massima diligenza su questa questione. Altra situazione, veniamo tempestati di richieste dell'esito dei tamponi, purtroppo la competenza questa dell'ASL, il comune non rilascia i tamponi, non rilascia certificati medici di guarigione, noi possiamo solo essere a sollecitare l'ASL, cosa che facciamo grazie anche ai buoni rapporti, diverse volte al giorno, ma insomma riconduciamo poi le competenze e le responsabilità nell'ambito di qualcuno. Certo, potrebbe esserci un'organizzazione migliore dell'ASL, nel senso di dare più sollecita risposta, è cosa che io ho chiesto anche ufficialmente al responsabile del Dipartimento di Prevenzione, però sono organizzati così e comprendo l'apprensione di chi attende un risultato, per carità di Dio, sollecitiamo l'ASL, però insomma poi non facciamo tragedie se c'è un po' di ritardo, nella consapevolezza della emotività del momento, della preoccupazione, della tensione. L'importante è che usciamo tutti quanti insieme, l'importante è che abbiamo consapevolezza. L'informazione è è il primo elemento che ci deve guidare, anche la serenità, perché la situazione a questo momento è assolutamente sotto controllo. Un po' di pazienza,
Io sono convinto ne usciremo osservando le regole, il distanziamento, la mascherina, laviamoci spesso le mani, igiene personale, queste sono le regole che dobbiamo seguire. Voglio rivolgere anche una sollecitazione ai cittadini che non avessero ancora attivato sul proprio smartphone l'applicazione Immuni, ci consente di individuare attraverso questo sistema appunto eventuali persone positive che vengono con noi a contatto. Quindi anche questo è un suggerimento. Concludo dicendo recuperiamo serenità, recuperiamo sangue freddo, non possiamo permetterci noi di non essere sereni o di non essere lucidi in queste condizioni. Le cose andranno bene, le cose andranno bene, anche se abbiamo una preoccupazione generale perché il virus è qui, il virus circola e purtroppo in Campania non abbiamo buoni risultati, stiamo leggermente scendendo, la curva non, almeno non sale, e questa è già una cosa importante, però dipende molto da tutti quanti noi. E questo è l'appello che ancora rivolgo a voi cari concittadini, apprezzando per i sacrifici che stiamo facendo, ma che ovviamente sono sacrifici indispensabili per uscirne il prima possibile. Bene, Sindaco, adesso concentriamoci su un'altra problematica, l'abbattimento dell'alberatura in via Aldo Moro, via Berlinguer. Qui com'è la situazione? Ecco, questa è una notizia proprio che non avrei mai voluto dare, perché a seguito delle preoccupanti crolli che abbiamo registrato nei tempi scorsi, devo dire da qualche tempo a questa parte, anche l'anno scorso quando c'è stato cattivo tempo, ma segnatamente una decina di giorni fa, ai primi del mese di ottobre, quando c'è stata proprio un'emergenza meteorologica anche a Baronissima, in tutta la regione Campania, la provincia di Salerno, che ha portato al crollo di alcune alberature di alto fusto importanti nella via Aldo Moro, soprattutto nella via Aldo Moro, anche in altri posti, ma trattavasi di alberature che vanno monitorate e vanno controllate ovviamente, ma quelle della via Aldo Moro e della via Berlinguer in particolare suscitano preoccupazione, hanno suscitato preoccupazione perché sono alberature di alto fusto, e crollando possono far danni. Siamo anche stati fortunati che quelle piante abbattute dalla furia degli agenti atmosferici non hanno creato danni innanzitutto a persone né pure a cose. A seguito di questo e del ripetuto crollo di questa alberatura abbiamo disposto una perizia di uno studio di alcuni agronomi e successivamente su consiglio di questi agronomi abbiamo commissionato un'indagine scientifica, un'indagine strumentale per verificare la salute di queste piante, e purtroppo l'esito è stato molto negativo, nel senso che 270 alberature, 270, un patrimonio importante di questo bellissimo viale che è la via Aldo Moro e la via Berlinguer, sono malate, sono piante che non possono continuare ad esistere, sono piante che vanno abbattute per salvaguardare la pubblica incolumità, perché sono piante che possono creare problemi e creeranno problemi nel tempo. C'è questa relazione tecnico-scientifica che metteremo a disposizione dei cittadini sul sito, ovviamente per il controllo e per la lettura, la buona lettura da parte di tutti, ma anche acquisibile negli uffici del Comune, che ci impone l'abbattimento immediato di 64 alberi, di quelli tra via Aldo Moro e via Berlinguer, perché sono a rischio crollo da un momento all'altro, addirittura anche senza la presenza di agenti atmosferici avversi. 64 piante che vanno abbattute. Per tutto il resto, circa 200, abbiamo un attimo di respiro in più, ci hanno garantito che nessun problema dovrebbe aversi nei prossimi 5-6 mesi, ma lì parleremo con un progetto a parte che metteremo in campo immediatamente. Perché queste alberature sono malate? Si tratta, questo si legge chiarissimamente
voglio dire, con caratteri grandi in questa relazione, ripeto, a disposizione di tutti, la leggerete sul sito, che questo impianto è stato un impianto assolutamente sbagliato, un impianto sciagurato, perché quel tipo di pianta, detta in gergo bagolare, non è pianta che si può innestare, che si può piantumare in un viale, è una pianta che ha bisogno di terreno ampio, sviluppando la radice ovviamente a corona nel terreno. Ovviamente nel viale Aldo Moro, nella via Berlinguer, non c'era questa condizione di favore, non c'è un prato, non c'è un campo, i marciapiedi, l'asfalto hanno determinato lo strozzamento delle radici che non sono cresciute, le radici si sono, per così dire, attorcigliate intorno alla parte bassa del tronco, determinando la morte, diciamo, di queste piante, che sono destinate a cadere. Ragione per la quale immediatamente noi provvederemo domani mattina, giovedì, all'abbattimento delle 64 piante per salvaguardare l'incolumità fisica. Sarà solo un intervento di urgenza. Abbatteremo queste piante, tempo una settimana credo, quindi avremo qualche disagio nella strada, chiuderemo da domani mattina il tratto di via Aldo Moro che va dalla rotonda di via Cutinelli fino all'incrocio con via Villari, quello è il primo tratto che sarà appunto oggetto di abbattimento del taglio di questi alberi. Qualcuno potrebbe eccepire, non sono state potate, non è stata fatta operazione di capitozzatura, la relazione chiarisce anche questa. Questa capitozzatura o potatura delle piante non avrebbe assolutamente risolto il problema, anzi lo avrebbe aggravato per il tipo di pianta, per le spiegazioni tecniche che sono leggibili, ripeto ancora una volta, in questo documento. Perché addirittura con la capitozzatura la pianta avrebbe perso forza ancora di più. Insomma, è un impianto sbagliato. Ovviamente a me rincresce molto perché sono piante anche belle che hanno dato un valore aggiunto a questo bel viale. Nei mesi prossimi proseguiremo con l'abbattimento purtroppo di tutte le piante residue per ragioni di sicurezza. Per ragioni di sicurezza. Devo dire che la settimana prossima abbiamo già un impegno, abbiamo in via di sottoscrizione un documento con Legambiente per rilanciare con un grande progetto la sistemazione, la ripiantumazione di alberi, di alberature, ovviamente quelle idonee, quelle efficaci, quelle che possono essere piantate. Nella Viale Aldo Moro, peraltro non a distanza di 3-4 metri, così come è stato fatto sbagliando quando queste piante attuali furono messe. Quindi un progetto di bonifica, di sistemazione, di alberatura importante con sistemazione dei marciapiedi delle strade, quindi con massima sicurezza per i cittadini, per evitare qualsiasi problema di sicurezza che non c'è. Lo faremo già da subito, lo faremo nei prossimi giorni. Io chiedo ai cittadini un attimo di comprensione perché non taglieremo del tutto domani mattina le piante, nel senso che non saranno i tronchi sradicati per non danneggiare ulteriormente i marciapiedi e per non creare pericolo ai pedoni. Dunque, taglieremo alla base del tronco dalla prossima settimana, ripeto, metteremo giù un progetto insieme agli agronomi, insieme a questo studio tecnico che ci ha seguito, che si chiama Geomatic, e insieme ovviamente agli esperti agronomi, un progetto che ricambi nel giro di io spero di qualche mese, ma ci lavoreremo sodo, tutta la situazione alberatura a Viale Aldo Moro, a Via Berlinguer, che sono strade centrali della nostra città, che devono rimanere viali e che possono sicuramente, che costituiscono sicuramente queste alberature il valore aggiunto di una strada importante, di una strada che vogliamo valorizzare ancora di più. Queste alberature, questo è previsto nel
nel protocollo d'intesa che stiamo per sottoscrivere, questione di ore, con Lega Ambiente, che ringrazio per essere intervenuta qui ieri a un incontro con le rappresentanze non soltanto del Comune, della Valle dell'Irno, ma anche provinciali e nazionali, per scegliere poi delle piante che saranno anche sentinelle e guardia dell'ambiente. Insomma, un grosso rilancio per la sicurezza innanzitutto delle persone, ma anche a salvaguardia dell'ambiente. Io ricordo che Baronissima è una delle città che ha più verde forse d'Italia, perché supera la media degli standard previsti dalle norme nazionali, cioè per ogni cittadino occorre tanto verde, tante aree, tanti metri quadri di verde. Baronissima al di sopra di questo standard, continueremo così, per ogni albero insomma che andrà giù ne metteremo almeno due, ovviamente con un progetto che dicevo integrato, serio, condiviso e soprattutto approvato e consigliato da esperti agronomi che poi ci daranno il là per risistemare alla meglio tutto. È un'operazione che insomma non viene fatta a malincuore, ma è un'operazione necessaria, perché la salvaguardia e l'incolumità delle persone è al primo punto. Passeremo al progetto, ripeto ancora una volta, io credo che tra qualche mese ci lavoreremo subito, tra qualche mese avremo il viale Aldo Moro, la via Berlinguer, sicuramente rinnovati e ancora più belli di prima. Pensiamo anche a una parte di realizzare lato ovest, una parte di pista ciclabile, lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, non mi sbilancio. L'importante è adesso rimuovere immediatamente queste alberature. Vi chiedo una settimana di sacrifici sulla via Aldo Moro, ci sarà qualche disagio, ma insomma dobbiamo dare precedenza alla sicurezza, all'incolumità fisica dei cittadini. Bene, Sindaco, abbiamo terminato gli argomenti a nostra disposizione, ci diamo appuntamento nelle prossime settimane. Saluti a voi.